La richiesta di intervento del prefetto di Potenza e l'occupazione dell'aula consiliare in regione sono queste le due iniziative annunciate dai consiglieri di opposizione di centrosinistra in consiglio regionale, Viviana Verri e Alessia Aragno del Movimento 5 Stelle, Piero Marrese, Roberto Cifarelli e Piero La Corazza del Partito Democratico ed Antonio Bochicchio di AVS PSI Basilicata Possibile, dopo la decisione di rinviare per ragioni pretestuose la riunione del parlamentino lucano fissata per oggi, mercoledì 25 giugno, al prossimo 5 luglio. Vogliamo che i cittadini lucani vengano rispettati, non è solo un problema di consiglio regionale, perché a distanza di diversi mesi dall'elezione ancora non c'è un governo di questa regione, si rinvia il consiglio senza tener presente anche le norme, quindi valutando un gruppo, semplicemente la maggioranza si riunisce e decide di rinviare il consiglio in un momento in cui le difficoltà che la regione ha sono tantissime. Noi siamo decisi ad andare avanti, se necessario ci rivolgeremo al prefetto e metteremo in atto altre iniziative di protesta, perché questo è un gesto irrispettoso per le istituzioni e per i cittadini lucani che già da oltre 2 mesi attendono un governo regionale che si occupi dei loro problemi. Non possiamo più attendere che il governo Bardi cerchi una quadra che evidentemente non riesce a trovare, se non riesce a comporre il puzzle della sua maggioranza, della sua giunta, e questo evidentemente è un segnale di un'incapacità a governare che si è manifestata ben presto. Più si rinvia e più non funziona questo. Anche noi consiglieri di minoranza abbiamo bisogno di istituire l'ufficio di presidenza, le commissioni, per far sì che i lavori del Consiglio regionale vadano avanti, anche perché i lucani sono da mesi che attendono questa nuova governance.